Mi sono innamorato. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato. Mi sono innamorato perdutamente di te. Christoph Piontek, scusate. 2-0, doppietta al Napoli al debutto da titolare per Piontek. Basta per questo, per me questo video può concludere qua. Cosa dire? Partita. Gioca, mezz'ora gioca. Mezz'ora gioca, butta dentro due palloni. Un gol, lancio a caso di Laxalt, si fa trovare pronto, stoppa, tiro. Ma il secondo ha proprio preso palla, ha visto che non c'era nessuno, si è girato, non ha neanche guardato la porta, ha detto, tranquilli, io sparo. Pam! La sparata là in porta, proprio pam pam. Classica, classico, cioè, mamma mia, veramente, giocatore spaziale, spaziale, spaziale. Oggi mostruoso. Veramente in mezz'ora ha fatto fuori la difesa del Napoli che Koulibaly penso sia uno dei difensori più forti del mondo. Sì, Maximovic non lo è. Ha fatto una partita bruttissima, però grande, grandissimo Piontek. Io boh, non so cosa dire. Cioè, il secondo gol sono rimasto cioè, non ho neanche esultato. Sono rimasto impietrito così. Oddio, che cazzo è successo? Oddio, che cazzo abbiamo comprato? Cioè, ragazzi, questo doppietta al debutto, trovatemi chi ha fatto doppietta al debutto al Milan nella prima partita da titolare con Napoli. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia, partita mostruosa, 2-0, andiamo qua, andiamo in semifinale. Della Coppa Italia, magari mi freghi tanto perché alla fine ci arriviamo sempre in finale, perdiamo. C'è Mirode anche, però insomma, sicuramente passare senza meglio è sicuramente meglio che uscire. Cosa dire, Bakayoko mostruoso, cioè ogni video dico sempre le stesse cose, però questo è un po' diverso, però Bakayoko oggi è assurdo, cioè, oltre a Piontek veramente oggi è mostruoso, mostruoso Bakayoko, le ha prese tutte, tutte, le ha prese tutte, difesa impenetrabile, Donnarumma sempre pronto, pure Borini ha giocato bene ragazzi, pure Borini, Boro io ti ho sempre amato, lo sai. Sei un brocco, sei un po' uno scarsetto, però almeno corri e questo mi basta. Mamma mia, sono quasi commosso perché abbiamo fatto una partita. Non è che abbiamo giocato bene, abbiamo fatto quello che bisognava fare. Due occasioni, pam, 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 due contropiedi, gol, chiuso la partita, 2-0, col Napoli. Adesso non è che ci dobbiamo montare la testa, eh? Sì, che non facciamo come l'anno scorso, abbiamo fatto 100.000 acquisti, abbiamo vinto tre partite, vinciamo campionato, tutto vinciamo, calma. Calma, perché c'è ancora tutta una stagione davanti. Quindi bisogna stare calmi. Però fatto sta che stasera Piontek che ha spaccato tutto. Ha proprio sparato in porta due palle e la partita era chiusa già al fine del primo tempo. Mi spiace un po' per Carletto Ancelotti. Non so cosa dire. E anche Paquetá oggi mi è piaciuto un sacco. Ha fatto anche il lancio per il secondo gol di Piontek. Che cosa dire? Niente, oggi abbiamo fatto una buona partita e portiamo a casa la semifinale che giocheremo contro la Lazio e l'Inter. Bene, bene, sono molto molto proprio contento. Vado a letto contento con finalmente che abbiamo comprato una punta, come cazzo si deve. E questo lo indirizzo a Gonzalo il Pipita Higuaín. Prenditelo tutto in culo, Higuaín. Ciao. Vattene al Chelsea. Batti i tuoi rigori. Visto quello che hai pubblicato, non me ne frega proprio niente. Vai dal tuo Sarri. Questo te lo pigli tutto, Piontek. Scusate, no, 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 Piontek. Higuaín, scusate. Questo te lo pigli tutto, Higuaín. Tienitelo. Se questo video vi è piaciuto, mettete un bel like, condividete, fate quel cazzo che volete. Il vostro schio è tutto. Ciao a tutti, belli e brutti. Grande Piontek.